per cui anche in questo municipio ci prendiamo degli impegni con i cittadini che riguardano alcuni punti importanti, tra cui alle prossime elezioni quello di costituire un assessorato alla legalità, al bilancio e alla trasparenza, dopodiché... Allora, andiamo adesso qui sul palco. Capita a voi come cittadini, stando qui a Ostia, e anche quando vi approcciate alle istituzioni, quando dovete chiedere un permesso, un certificato, un qualcosa, il non capire cosa è bene e cosa è male, il non capire se le persone che ti sono vicine o di fronte sono persone di cui ti puoi fidare o non fidare. Ecco, io per quanto mi riguarda credo che lavorare all'interno di un'istituzione, come siamo entrati noi da semplici cittadini e cercando con la volontà di voler fare le cose per il municipio, per tutti i nostri progetti, per tutto quello che avevamo in testa e volevamo costruire, stare lì, guardare le persone che hai vicino, i tuoi avversari politici, e non sapere se sono bene o male, se sono persone di cui ti puoi fidare o non fidare, penso che già questo si possa chiamare mafia, per quanto mi riguarda. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, aggiungo che la mafia su questo territorio c'è sempre stata. Sicuramente ha vissuto un mutamento, e questo penso che sia l'elemento essenziale di cui... per cui tutti dobbiamo stare attenti. Oggi la mafia non è più Coppola e Lupara, oggi la mafia ha la camicia e la cravatta in questo territorio, è chiaro. Dobbiamo stare attenti perché comunque questo mutamento ha fatto in modo di renderla poco individuabile sotto certi aspetti, per cui è molto più difficile combatterla. Non per questo non lo faremo, o comunque non cercheremo in tutti i modi di mettere in campo strumenti utili a delegittimarla e a spazzarla via definitivamente. Grazie, leggo quest'altro biglietto, non è una domanda questa, c'è scritta: dovete continuare, dobbiamo continuare ogni settimana a organizzare manifestazioni come queste, firmato Mario, l'onestà andrà di moda. Questo è un invito, E poi ci sono due biglietti che trattano lo stesso tema, li leggo tutti e due. Che facciamo? Aspettiamo il 2018? È possibile che come cittadini e come movimento presente nelle istituzioni possiamo solo assistere al peggioramento dello status quo senza fare nulla, soltanto parlare e manifestare solo per un giorno non serve a molto? E un altro biglietto sullo stesso argomento: quando ci decideremo a riprenderci il Comune di Roma e ripristinare l'onestà che da tanto tempo manca? Io su questo direi soltanto una cosa: noi magari potessimo andare ad elezioni adesso, saremmo pronti, saremmo prontissimi, e noi speriamo di andarci il prima possibile, anche perché se qualcuno spera che allungando il brodo ci si dimentichi, i cittadini si dimentichino, noi non ci fermeremo. Noi proprio non siamo pronti a fermarci. Noi magari potessimo organizzare ogni manifestazione a settimana, noi faremo sempre i nostri eventi, ne faremo sempre di più, nessuno potrà fermarci, ci auguriamo di essere sempre di più, e se ci sarete vicini, a voglia, altro che un evento a settimana. Noi, anche se si arriverà al 2018, vogliono allungare il brodo, bene, allungheranno il brodo, ma sicuramente noi saremo di più, vorrà dire che aumenteremo ancora di più le percentuali, perché siamo intenzionati a riprenderci il municipio, a riprenderci il comune, questo siamo intenzionati a fare. Le intenzioni le avevamo capite, nel senso che è chiaro che comunque oggi qualcuno vuole farsi una nuova verginità, è ovvio. Come diceva Giuliana, questo non lo permetteremo. Oggi questo evento non è il primo, abbiamo fatto una grande fiaccolata, ci sono state più di 5.000 persone con noi sul lungomare, e abbiamo già programmato da qui al prossimo anno, con cadenza puntuale, altri eventi che serviranno sostanzialmente a ricordare che il Movimento 5 Stelle è presente e a far ricordare ai cittadini quello che è successo, perché non devono dimenticare quelle parole, sono molto importanti, lo diceva anche il giudice Borsellino, la gente deve parlare di mafia, deve parlare comunque di criminalità, e noi saremo qui puntualmente a ricordare che un nuovo futuro per questo territorio è possibile. Non molliamo sicuramente. Allora,
qui c'è un'altra domanda, è un problema di cui hanno in questo parlato. Municipio sono state fatte più di 3 milioni di somme urgenze, abbiamo speso 900 mila euro per una bonifica. Relatore, mi diverto, una bonifica che comunque, neanche se c'era materiale radioattivo là dentro, che è oggetto in questo momento comunque di indagine, perché non è inspiegabile come siano stati spesi quei soldi. Allora le risorse ci sono in questo municipio, ci sono nel comune di Roma, con gli sprechi che prima vi ha detto, Daniele Frongia li ha appunto documentati all'interno della commissione di revisione della spesa, ci sono in Regione Lazio, e qui abbiamo fatto... rifacimenti da 9 milioni di euro, da milioni di euro che poi sono stati buttati in mare, perché come vedete poi siamo tornati sempre allo stesso problema, perché non si è studiata una modalità opportuna. Allora i soldi ci sono, non credete quando vi dicono che i soldi non ci sono, i soldi ci sono ma sono spesi male e sono stati dati, come abbiamo visto all'interno dell'inchiesta, nelle mani di criminali. Allora possiamo fare molto, possiamo fare di più per la Roma Lido. E non vorrei che questa volontà di privatizzazione del bene comunque sia stata perseguita tramite questo disfacimento, cioè far vedere che comunque non funzionava per venderlo poi ai privati, ai francesi, come si dice. Allora non vorrei che sia qualcuno che ha visto bene come arrivare a svendere un bene che può essere comunque una risorsa per il territorio, se ci si investe sopra e se viene comunque curato e trattato bene. Allora, diamo adesso qui sul palco.